Benvenuti a nome della Deutsche Bank, buonasera a tutti. Questo è un evento che abbiamo cercato di organizzare da tempo, grazie alla nostra cliente, l'architetto Cerboni, che voi sapete che è una gallerista importante sulla piazza. Con la sua consulenza siamo riusciti a strutturare questa mostra utilizzando un autore triestino molto conosciuto, molto noto e sicuramente molto di valore. Deutsche Bank per l'arte. Deutsche Bank di frequente utilizza questo tipo di eventi culturali. Deutsche Bank è l'azienda corporate che padrona di quasi 50.000 opere in diverse gallerie permanenti nel mondo, e quindi spesso e volentieri, soprattutto in occasione delle iniziative di inaugurazione di magari sportelli nuovi o comunque iniziative culturali di un certo tipo, utilizza proprio l'arte per comunicare con il resto della cittadinanza. Ci sembrava il caso proprio Trieste, visto la città e visto la bellezza dell'edificio in cui, che ci ospita, che ospita la banca, di utilizzare anche noi questo tipo di evento. Lascerei la parola a questo punto all'architetto Cerboni, quale curatrice della mostra, per illustrare l'autore. Dunque, credo che questa sera si concretizzi qui un sogno, il sogno di Arturo Nata, che per tutta la sua vita fu un uomo triste, malinconico, e che poteva essere considerato un perdente. Questa sera questa tanto afflusso che c'è stato dimostra come la vera pittura rimane nel tempo e colpisce gli altri. Il messaggio di Nathan è un messaggio che si attesta nel sogno che fu un momento anche culturale col surrealismo delle avanguardie del primo Novecento, che quando Breton scrisse il suo manifesto sul surrealismo nel 1926 parlò di sogno e parlò di Freud, di Sigmund Freud, cioè dell'importanza del sogno, di liberare attraverso il sogno, anche nella fase diurna, l'inconscio e le pulsioni più intime. Questo fu il consiglio che Weiss, allievo di Freud, dette a Nathan quando Nathan tornò dalla prima guerra mondiale da Londra, depresso e turbato per tutto quello che aveva visto. Tornò depresso e turbato e quindi andò da uno psicanalista che era Weiss, il triestino allievo di Freud, il quale gli suggerì si dedichi alla pittura, visto che Nathan già l'amava. E così queste opere che adesso si intravedono tra la gente, ci sono proprio, c'è la liberazione dello stato d'animo di Nathan, stato d'animo alterno che oscillava tra, diciamo, la malinconia, la depressione, questa enorme sensibilità che gli ebbe, e certi momenti felici, più felici, come per esempio potete vedere in quel quadro rosato in cui c'è un po' di gioia. Nathan, io tante volte guardando le opere di Nathan ho pensato che quasi nel nostro inconscio c'è la sapienza di quello che ci circonda, come poi dissero anche dei filosofi importanti, che studiosi che furono vicini a Freud. Cioè, io credo che Nathan aveva dentro di sé anche la percezione di quello che sarebbe stata la sua fine. Un uomo delicatissimo, dolcissimo, che la sorella Daisy, che siamo andate a intervistare con Barbara Mappelli a Roma, definì puro, ingenuo e tormentato. Quindi un uomo che non avrebbe fatto male a una mosca, ma che in quanto inglese ed ebreo si trovò nel luogo sbagliato al momento sbagliato, e quindi nel 1938 gli fu impedito di continuare l'attività perché ebreo, fu poi nel 40 mandato al confino delle Marche in due luoghi. Dal secondo luogo si rifiutò di fuggire perché disse e non è onorevole, non è corretto cambiarsi nome, avrebbe dovuto cambiarsi nome per fuggire. Poi fu mandato a Bergen-Belsen e poi a Biberach, e morì proprio quando gli alleati arrivarono e gli dettero il primo bombone in bocca. Ecco, io penso che queste opere, che sono così intense e così
ricche di messaggio e di sentimento, in queste opere ci sia stato un presagio. Sotto il profilo proprio dell'allestimento, io ho voluto mettere le opere di Nata assieme a quelle di Carlo Gigià, che voi vedete in fondo, che ritrae la Fini davanti alla Rotonda Pancera nel 1928, e accanto a quelle di Dorfles, che pure era diversissimo, ma adesso vi spiego perché, e accanto a quelle di Leonor Fini. Perché tutti questi personaggi furono amici nella Trieste degli anni 30, ancora in una Trieste che era già italiana ma che risentiva della grande cultura mitteleuropea ed asburgica, perché Trieste era per tanto tempo stata al centro dell'Europa sotto l'impero asburgico, come adesso con l'apertura dei confini sta ritornando ad essere. Quindi le presenze sono Nata, Sbisà e la Fini. Perché? Proprio per ricostruire, anche se si sinteticamente, in una mostra il clima di questa grande Trieste e quindi le nostre radici e quindi anche un messaggio di, come posso dire, di ottimismo per il nostro futuro, perché le radici sono elevate. All'Accademia di Belle Arti di Venezia e che io ho incontrato per caso, perché secondo me questa mostra nasce dai fili del destino che ci ha in qualche modo uniti tutti quanti, e l'ho incontrata e lei faceva uno studio su Nata, perché lei si è laureata con una tesi su Nata che voleva approfondire e fare un libro, e andava proprio a intervistare, sì, a riprendere con la videocamera Daisy Nathan, sorella dell'artista che ha 103 anni e vive a Roma. Allora a un certo punto abbiamo detto andiamo insieme. Allora è nata da questa l'idea del video e l'idea della mostra che si è concretizzata. Questo bellissimo, delicatissimo video, e poi lo potete vedere, e chi vuole lo può anche acquistare a offerta libera, perché il video è stato fatto, non è sponsorizzato sulle spese. Tu hai detto tutto, se non l'apprezzamento dell'amministrazione comunale, per iniziative che ci portano in ambienti che ci fanno considerare veramente ottimo per la banca, ha ragione il diritto di promuoversi, anche per il fascino che hanno questi interni, oltre che gli esterni. È raro vedere una mostra privata oggi quasi di questo valore e di questa importanza. Quindi ci ringrazio. E vorrei dire ancora una cosa, un grazie a Mirella Ciotto Sbisà, che si è prestata nel video a ricordare il suo passato con molta ricchezza e anche che ha prestato un quadro. Grazie.